Buongiorno! Ho appena mangiato le orecchiette con il tonno, buonissime, come pranzo ovviamente. Quindi sì, oggi ho iniziato dopo pranzo il vlog come faccio ultimamente, perché alla fine di mattina io faccio solo questo. Mi sveglio, colazione, monto il vlog, sistemo tutto quello che c'è da sistemare su questo canale. Quindi è per questo che non filmo. Comunque, mia sorella è partita ed è andata in montagna e adesso invece, tra poco, io e mio papà andiamo a fare la spesa perché veramente è finito tutto, cioè ci mancano un sacco di cose. Quindi andiamo così presto, subito dopo mangiato, in modo che poi torniamo e riusciamo a sfruttare questa bellissima giornata. Anche oggi è una bellissima giornata, il sole, e magari mi metto lì un pochino anche io a abbronzarmi, se non fa troppo freddo. Quindi io, essendo ancora in pigiama, mi devo vestire, truccare no, perché tanto vado a fare la spesa. E intanto è arrivata mia zia, perché lo sento dalle mie finestre aperte. Tra l'altro voglio far notare che bella questa maglia con scritto Mermaids are made of sugar, che mi ha regalato una di voi a un incontro. Ok, questo è l'outfit. I pantaloni sono ancora quelli di ieri sera, che sono di H&M, e la maglia dell'Adidas così corta, maniche corte, cioè molto veloce, ecco. Però mi piace perché almeno è tutto nero, ma c'è un po' di viola. E poi le scarpe ovviamente le cambio, perché queste sono le mie ciabatte che uso in casa, che tra l'altro sono pure queste dell'Adidas, mi piacciono tantissimo, me le ha regalate mia zia per il compleanno. Però vabbè, per andare alla spesa mi metto delle scarpe chiuse. E invece in faccia non mi metto assolutamente niente. Ho solo messo la crema idratante dopo essermi lavata la faccia, ed è Paradiso all'improvviso di Lush, che mi piace un sacco perché idrata ma non, diciamo, non troppo, e quindi non, oddio non lo so spiegare, evita la produzione di sebo della pelle, perché la idrata senza accentuare le parti oleose della pelle, ecco, una roba del genere. E sì, quindi sono pronta per partire. Cosa ascoltiamo oggi? Vediamo che CD ci sono, perché nella mia macchina ci stanno 6 CD contemporaneamente, quindi non so mai che CD ho lasciato dentro. Soprattutto la mia, le Little Mix. Poi ci mette un po', scusate, mio papà alla guida, Zayn, mettiamo Zayn, ok, da 10. A mio papà piace Fool for You di Zayn, è la sua canzone preferita. La mia preferita di Zayn è Tio, Take It Off. La verità, praticamente devo concentrarmi sul prendere delle cose un pochino più sane, non dico delle cose tipo totalmente sane, però un po' più sane rispetto a quello che mangio di solito, e soprattutto voglio cambiare colazione, ma non so in che cosa cambiarla, quindi ditemi qui sotto nei commenti voi che colazione fate. Io per ora faccio il plum cake e l'estate al limone e voglio cambiarle, sono curiosa di sapere anche le vostre colazioni, e adesso vedo cosa mi viene in mente per cambiare la mia. Io amo i frutti di bosco, abbiamo preso questo pacchetto da 3, anche se durano solo un giorno perché sono freschi, però mi piacciono tantissimo, i miei preferiti sono i lamponi. Anche l'avocado buono. Papà, ma non riesco con una mano, tu clicca. Ecco, siamo arrivati nella mia parte preferita, ovvero la parte dedicata alla scuola. Siamo ad agosto e già c'è, ed è tantissima qui all'Esselunga, cioè lunghissima e grandissima. Cosa mi è successo al labbro? Comunque a me piace tantissimo, io vorrei comprare come se andassi a scuola, ma purtroppo non mi serve niente, però magari qualcosa la compro lo stesso perché la amo. Ecco tutto il reparto, oh, aiuto, piango.
ora si torna a casa. Eccolo il mio amore. Ciao Tokyo. Tokyo? Tokyo, 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 ciao. Era qui al sole. Vero? Vuole entrare. Non puoi entrare tu. Fuori. Vieni. Sono qui sul divano a giocare ad Agario, che mi piace un sacco giocare al computer, è molto più bello che dal telefono, perché lo schermo è più grande. E io e mio papà stiamo guardando le Olimpiadi. Una ragazza ha commentato sotto il mio penultimo vlog che praticamente su Sky si possono trovare gli altri due canali della Rai e mi ha dato i numeri, perché io lo vedevo solo su Rai 2, perché non capivo dove trovare su Sky gli altri due canali di Rai Sport, visto che credo ci siano sul digitale terrestre, non lo so, sono diversi, e quindi io non sapevo dove fossero su Sky. Questa ragazza mi ha detto i numeri, quindi adesso stiamo vedendo contemporaneamente tre sport diversi, continuiamo a cambiare per decidere quale preferiamo. Adesso stiamo guardando Beach Volley. E poi vi volevo anche dire un'altra cosa che non c'entra con le Olimpiadi, che praticamente Tiago oggi ha pubblicato la sua prima cover, quindi se siete già iscritti al suo canale sicuramente l'avrete già sentita, però se alcune di voi se la sono persa, sono curiosa di sentirlo cantare, visto che è la prima volta che canta, credo, online, perché anche su Instagram non penso che abbia mai pubblicato tanti video dove canta. Quindi qui sotto nella descrizione vi lascio il link del suo canale e il link della cover, che è Chandelier di Sia. A me piace veramente tantissimo e poi sono felice e vi consiglio di ascoltarla, anche perché è la sua prima cover e lui ci tiene tantissimo a sapere il parere degli altri, visto che, come ha anche detto sotto il video, per lui è la prima volta in tutto, nel fare video, nel parlare davanti a una telecamera, nel fare cover su YouTube. Quindi fategli sapere nei commenti poi che cosa ne pensate. Qua c'è Tokyo che sta arrivando. E io continuerò a giocare ad Agario aspettando la cena, perché ormai sono le 19, no vabbè, allora ancora presto. Però io sinceramente un po' di fame ce l'ho. Infatti mi sono mangiata questo snack che si chiama Sì e No di mais, biologico organic. E praticamente sono questi, non so come, crostini di riso. No, di mais, cacchio dico. Sì e no, di mais e dico riso. No, sono di mais, a me piacciono un sacco le cose al mais. E tra l'altro sono senza glutine, senza lievito, non sono fritti, sono vegani, sono biologici, quindi sono anche sani. E mi piacciono tantissimo. L'unica cosa un pochino non carina è che c'è tantissimo sale per renderli saporiti. Quindi quella è una nota un po' negativa, però veramente sono buonissimi. La marca penso sia Fiorentini, sì. Beh, sono questi qua. Uno snack sano. No, uno snack biologico più che sano, perché appunto il sale non è molto sano. Ormai non so quante ore siano passate dall'ultima volta che ho vloggato. Comunque sono le 10 di sera e io sono qui a letto con i capelli bagnati, perché ho fatto la doccia. E stavo vedendo vari video su YouTube, per esempio ho visto quello di Julia Watson e adesso sto guardando Gabriella. E non sapevo se finire il vlog oppure non finirlo e continuarlo domani e fare un vlog di due giorni, visto che credo che nel vlog di oggi non abbia detto molto, non abbia fatto molto. Però allo stesso tempo a me non piace unire due giorni in uno, perché poi salterebbe un giorno di vlog per voi. Quindi ho deciso di finire lo stesso il vlog qui e non so quanto verrà lungo, però spero che comunque vi sia interessato vedere anche la giornata di oggi. Purtroppo facendo i daily vlog vi faccio vedere anche le giornate noiose o le giornate vuote dove non faccio nulla di che. Quindi fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se preferite avere un vlog al giorno e magari ci sono dei vlog un pochino più noiosi, nel senso non faccio nulla di che, oppure se preferite che io faccia vlog solo magari quando ci sono delle giornate più particolari. Per esempio io personalmente, dei miei youtuber preferiti, amo guardare qualsiasi tipo di vlog, anche se non fanno nulla e stanno tutto il giorno in casa. Però dovete dirmi anche voi.
Quindi se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, così capisco che anche se non ho fatto nulla comunque vi è piaciuto. Comunque domani sicuramente vloggerò, perché andiamo a vedere Suicide Squad, che finalmente esce, quindi proprio il 13 agosto esce, e il 13 agosto sarò in sala al cinema a vederlo con i miei genitori, perché anche loro sono molto interessati da questo film, quindi andremo insieme, così approfittiamo anche magari per andare a cena. E comunque mi sento un brufolo crescere, però gli altri sono andati via, nel senso si sono sgonfiati e adesso c'è solo da togliere il marchio che hanno lasciato, però perché io sono una di quelle che poi a cui piace anche scoppiare i brufoli, non ditelo a nessuno, quindi devo evitare di farlo perché sennò rimane il segno per un sacco di tempo, però non sono più pieni, cioè non c'è sotto il brufolo, invece qua me ne sta nascendo uno. Ma non importa. Comunque grazie a tutte per i vari commenti che avete lasciato riguardo proprio i brufoli, che magari mi consigliavate dei prodotti o mi parlavate della vostra esperienza, quindi grazie mille, li ho letti credo tutti se sono riuscita, anche se non ho risposto a tutte, però sappiate che li ho letti tutti, quindi vi voglio ringraziare. Se hai lasciato il commento sto ringraziando anche te. Domani stavo pensando di farmi tipo un trucco un pochino a tema su Suicide Squad, ma allo stesso tempo non voglio risultare una scema che pensa di andare a una festa a tema quando in realtà sto andando al cinema, quindi non so cosa farò, però magari, non so, mi metto il rossetto rosso o qualcosa un pochino di più particolare, anche se non tanto, però a me piace ogni tanto fare qualche trucco strano, ma non credo che lo farò. E poi un'altra cosa è che adesso che ho iniziato a fare i vlog, non dico che non ho più voglia, però mi sembra strano registrare anche video per il primo canale. Non so se ve lo ricordate, però l'ho già detto che quando mi concentro sui video del primo canale mi dimentico un pochino dei vlog, e al contrario se mi concentro sui vlog dimentico un po' il primo canale. In realtà non è vero, perché per ora sul primo canale sono usciti almeno 2 video a settimana, tipo l'ultimo è uscito l'altro giorno, anzi forse proprio ieri, vabbè non per voi, però è uscito pochissimi giorni fa, quindi in realtà ancora non ho fatto nessuna pausa. Però ci stavo proprio pensando che non so per quale motivo quando mi concentro su un canale è come se l'altro, non lo so, però in realtà non è vero, perché comunque sul primo canale sto pubblicando video. È più questo canale che l'ho lasciato un po' a sé nell'ultimo periodo, però ora sono tornata, quindi spero che siate felici. E vi voglio avvisare che non so per quanto continuerò a fare vlog giornalieri, ma nel caso voi vediate che in alcuni giorni non ci sono, cioè non vedete vlog, è perché semplicemente magari per 2-3 giorni ho voluto far pausa, però poi torno, non farò più una pausa lunga un mese, o più di un mese anzi. E inoltre, se alcune di voi ancora non lo fanno, qui sotto nella descrizione vi lascio i link dei miei vari social, come sempre, ci sono sempre, però ve lo dico perché magari alcune vedono i daily vlog e sono felicissime di vedere quello che faccio durante la giornata, però vi avviso che comunque io ci sono sempre tutti i giorni anche sugli altri social, quindi quando non ci sono su questo canale ci sono sugli altri social. E detto questo vi mando la buonanotte, io continuerò a vedere altri video su YouTube e poi andrò a dormire con i capelli mezzi bagnati, e ci vediamo al vlog di domani. Buonanotte! Muah!